Buongiorno amici di Quotidiano Net, questa è la nostra Web TV, siamo qui per parlare di Champions League e soprattutto del fallimento, della disfatta storica della Juventus che è stata eliminata dopo il girone eliminatorio. Con noi, collegato da Milano, il nostro direttore Xavier Iacobelli. Buongiorno Xavier. Buongiorno Beppe, buongiorno ai nostri amici della redazione di Milano di Quotidiano.net. E allora prendiamo spunto proprio da questa sconfitta 1-4 in casa col Bayern, una disfatta davvero storica per la Juventus. Nonostante un gol di Trezeguet in avvio, i bianconeri sono andati lentamente scomparendo dal campo, lasciando spazio a un Bayern scatenato. Che cosa è successo? Beppe, è successo questo, che la Juventus evidentemente non riesce a reggere due partite così importanti, quali sono state quella con l'Inter e il Bayern Monaco nell'arco di 72 ore. Una squadra irriconoscibile rispetto a quella che avevamo ammirato soltanto sabato sera battere i campioni d'Italia grazie ad una prova di grande orgoglio. Una squadra che è passata in vantaggio in virtù della prodezza di David Trezeguet, è stata poi raggiunta per una ingenuità di Cáceres che ha procurato quel rigore che poteva tranquillamente evitare su Olic lanciato in area e poi travolta nella ripresa grazie anche agli errori di inesperienza compiuti da Ferrara che all'inizio del secondo tempo ha inserito Poulsen togliendo Del Piero e privando quindi la squadra di qualunque possibile chance di agguantare il Bayern una volta che i tedeschi fossero passati in vantaggio. Una prestazione davvero disastrosa a memoria Duomo, io credo che raramente nella storia internazionale della Juventus si possa rammentare un 4-1 subito in casa in Coppa dei Campioni, prestazione che ovviamente ha mandato subito alla sbarra Ferrara, ma la colpa secondo me non è soltanto di Ferrara. Ecco, a proposito di questo, nel dopo partita si sono fatte mille analisi, si sono intrecciati naturalmente dei primi bilanci e diciamo sul tavolo dei colpevoli sono finiti naturalmente la società, Ferrara e soprattutto i nuovi acquisti, Diego e in particolare Felipe Melo, che avrebbero dovuto cambiare volto a questa Juventus. Come si dividono queste responsabilità secondo te? Beh, certamente Felipe Melo e Diego, che hanno comportato un investimento di 50 milioni di euro, 100 miliardi delle vecchie lire, sono i due giocatori più deludenti. Felipe Melo continua a commettere falli inutili e segnala soprattutto per la rudezza dei suoi interventi, ma poco apporto dà alla costruzione del gioco. Giocatore, ricordiamo, pagato dalla Fiorentina 7 milioni di euro e rivenduto un anno dopo da Corvino alla Juventus per 25 milioni di euro in cambio anche di Marchionni e di Cristiano Zanetti, che stanno facendo molto bene nelle file viola. Diego doveva essere l'uomo in grado di accendere la luce, in realtà questa luce non c'è, va ad intermittenza, ma soprattutto poi si pone il problema del Piero. Nel momento in cui il capitano si è ristabilito è evidente che non possa coesistere in una squadra sbilanciata in avanti con Diego alle spalle delle due punte, una delle quali è Del Piero. Si porrà alla Juve il dilemma o Del Piero o Diego e questo sarà foriero di ulteriori preoccupazioni. Ecco, invece se sul piano proprio delle scelte societarie ci dovesse essere un colpo di mano, se Ferrara dovesse lasciare in prima persona oppure se la dirigenza della Juve decidesse di avvicendarlo, chi c'è e chi è candidato alla sua successione? Ma sai, in questo momento Beppe sarebbe una scelta alquanto azzardata, anche perché è vero che in Champions League Ferrara ha fallito, la Juventus adesso dovrà consolarsi in Europa League, peraltro un torneo da non sdobbare assolutamente, basti vedere quali saranno le squadre che arriveranno dalla Champions oltre alla stessa Juventus, un nome su tutti il Liverpool. In campionato la formazione di Ferrara è terza, lo ha riaperto grazie alla vittoria sull'Inter, quindi i margini per cercare di salvare una stagione che ieri è stata inclinata in maniera durissima dal fallimento in Champions League ci sono. Il problema a mio avviso riguarda la dirigenza, in questo assetto societario manca un uomo di campo, manca un dirigente che sia capace di sondare anche il mercato in anticipo, di tenere unita la squadra con la società, non può essere Blanc. Secco è il direttore sportivo che sta facendo bene, ma è certamente giovane e soprattutto non può essere investito di questa massima responsabilità. Non è un caso che ieri sera il gruppo di tifosi bianconeri è andato sotto la tribuna d'onore dello Stadio Olimpico a reclamarsi il ritorno della triade, cioè di Bettega, soprattutto di Moggi e di Giraudo. Sì, diciamo un uomo alla Moggi, senza che sia Moggi, che possa essere il giusto collegamento tra la società e il campo. Però una tua valutazione la volevo sul nome eventualmente di Claudio Gentile. Gentile è e appartiene
alla storia della Juventus. È un tecnico che, ricordiamo tutti, ha fatto molto bene a livello giovanile, che è stato scaricato dalla federazione nel 2006, quando imperversava il ciclone Calciopoli, e non si capì mai perché Gentile non dovesse essere riconfermato alla guida dell'Under 21, con la quale aveva ottenuto dei brillanti risultati. Potrebbe essere un traghettatore in attesa dell'arrivo di Lippi, perché a Torino non sanno anche i muri che Blanc sta aspettando come una sorta di messia il commissario tecnico dopo i mondiali sudafricani, per investirlo di un incarico dirigenziale. Bisognerà vedere che tipo di Juve sarà quella che arriverà alla fine della stagione. Molto bene, grazie Xavier Iacobelli. Grazie a voi e buon pomeriggio dalla redazione di Milano di Quotidiano.net. Ai prossimi appuntamenti con lo sport.